È ora di raccontarla tutta. Un saluto da Mapo, amici miei. Siamo qui in questo video per raccontare del Trofeo Italiano Gentleman, ovvero il campionato su assetto corsa competizione che ho appena finito di disputare poco tempo fa. È stato un campionato organizzato da The Italian Job, fantastico gruppo di ragazzi veramente appassionati, ma soprattutto sul pezzo, che organizzano continuamente, ragazzi, gare for fun, eventi ufficiali, ma tantissime altre cose. Sono sul pezzo su tantissimi giochi. Io tra l'altro non sono uno che entra nei gruppi a fare cose di altri, ma qui effettivamente mi hanno convinto. Loro sono all'altezza. E proprio loro mi hanno invitato a partecipare a questo evento. Io che non accetto quasi mai nulla per mancanza di tempo, perché è difficilissimo per me iniziare a fare qualcosa magari prima delle 10. Infatti si correva alle 10 meno un quarto, ma addirittura con briefing alle 9. Quindi per me è molto presto, avendo famiglia, dovendo insomma stare un po' con moglie e figli, giustamente, ragazzi. Ho comunque deciso di accettare perché è stato un evento ufficiale in collaborazione con ACI Sport. Ci voleva quindi il tesseramento ACI per poter partecipare, più anche una piccola quota di iscrizione, che questo fa un minimo di selezione e rende la cosa più importante, ma non tanto per il vile denaro, perché l'ufficialità è bella e l'ufficialità qui si è vista tanto. Intanto, per farvela breve, è stato un evento multiclasse con 45 auto, 15 Lamborghini Super Trofeo, 15 Ferrari Challenge, 15 Porsche Cup. Ci sono state le prequalificazioni, quindi non solo la quota di iscrizione, ma dovevi essere anche bravo per qualificarti nei 45. Io non ce l'ho fatta, ma essendo un invitato, stavo per dire altro, avevo il posto assicurato. Questo non dava a me l'opportunità di figurare nelle classifiche ACI, quindi nelle varie tre classifiche dei multiclasse, ma comunque facevo parte della classifica overall dei 45. E poi, a prescindere dalla classifica o non classifica, io ero lì in pista con loro, e quindi se c'erano problemi, sorpassi da fare o comunque posizioni da giocarsi, non è che ero un ghost. Il bello dell'ufficialità si è visto in tutte le cose, a partire dal briefing pre-gara, dove ci si spiegava, si faceva un'introduzione, si diceva: ragazzi, non fate i somari, occhio a curva 1, oppure addirittura consigli su come affrontare le varie curve. Il circuito sono stati Indianapolis, Paul Ricard, Suzuka e Monza. Doppia gara ogni sera, tutte e due da 30 minuti, la prima senza pit, la seconda con la sosta. Ho sentito tantissimo questa cosa dell'ufficialità ed era stata la cosa che mi ha gasato di più. Mi ricordo ancora, dopo la prima serata a Indianapolis, la cosa che mi ricordo tantissimo è che a fine gara sono uscito un attimo, sistema la spazzatura, insomma, tipo 1:30 di notte, vabbè, i miei orari normali. Avevo addosso quell'adrenalina così figa, così carica, che ho detto: ma quanto cazzo è stato bello. Cioè, a prescindere dal risultato, se riesci ad arrivare al traguardo, se riesci a fare la tua gara, non è importante arrivare a podio per forza, tra l'altro qui è impossibile, c'erano dei mostri a livello stratosferico, ma riuscire a dimostrare il tuo valore in un evento ufficiale, che sai che quello che fai resta, perché questo è anche sinonimo di ufficialità. Quando tu finisci, spegni e vai a letto, c'è qualcuno che guarda, che ti ha valutato, che eventualmente ti ha penalizzato e che comunque ti mette dentro a un archivio che resterà consultabile nel tempo. Questa per me è ufficialità. Ripeto, i piloti erano veramente forti, parlavamo di gente che girava anche 2,5 secondi, 3 più forte di me, soprattutto le prime gare. Poi col tempo mi sono anche adeguato e devo dire che questa cosa mi ha aiutato tantissimo a migliorare le mie prestazioni. Vuoi anche che bisognava correre in settimana per fare le qualifiche della gara 2, perché gara 1 aveva 5 minuti di qualifica subito alle 9:45 della sera stessa, invece per gara 2 avevi 50 giri in settimana per prepararti. Questo serviva sia come allenamento sia come qualificazione. Comunque sia, la cosa importante è stata il potersi allenare. A me questa cosa mi ha spronato, mi ha fatto rivedere un po' la mia guida, reinterpretare ogni curva, anche di circuiti a me noti, magari semplicemente riguardando un po' l'angolo della curva in mappa e dicendo: ah, ma questa si deve fare così invece che cos'ha. Tutto fantastico. Quindi adrenalina in positivo, questa mi ha caricato tanto. Anche adrenalina in negativo, che sarebbe delusione quando sai che hai fatto cagate. Io ci rimango sempre male anche in eventi non ufficiali, quando per sbaglio rovino le gare degli altri. Qui ci sono stati dei problemini in gara 1 di Paul Ricard, che ho fatto una tamponata all'inizio non così eclatante, ma ha creato un po' di casino. Mi sono preso la mia penalità e va bene così. Per queste serate ho deciso di non fare le live, come forse fanno la maggior parte delle persone che disputano campionati, che hanno un canale sia live che di video, perché secondo me le live sminuiscono tantissimo questo tipo di eventi. Io, che mi ritengo anche abbastanza sul pezzo nel fare video di gare importanti, vedi quelle sullo Fuel Motorsport, dove magari prendo gli highlights, cerco di mettere tutti i momenti buoni, so che quando corro però dovrò anche dire delle cose sensate perché sto facendo un video,
però ci posso aggiungere anche il moviolone. E questo fa contenuto, crea intrattenimento. In più mi sono messo in testa di fare cose che ho sempre saputo fare, ma qui forse in questi 4 episodi, in questa serie, il trofeo Italiano Gentleman, mi sono messo in testa di fare delle intro di ogni gara accattivante, cioè cose che ti diano emozione. Ho cercato di caricare tantissimo lo spettatore, ma anche per dare quella importanza a questo evento. Chiaramente ho raccontato le gare dal mio punto di vista, magari nei video non si vede nemmeno che fine facciano i primi, se non per qualche magari piccolo istante all'inizio dove ho messo delle aggiunte della diretta ufficiale che veniva fatta tra l'altro da telecronisti a rotazione sempre del gruppo di The Italian Job, ma il punto di vista era sempre la mia gara. E questa cosa mi è stato detto nei commenti, ma anche da persone dal vivo che mi conoscono, questa cosa ha creato un tifo, cioè io non me l'aspettavo, ma la gente mi ha detto che tifava per me, cioè tifava perché io arrivassi, 18esimo, 17esimo, però mi ha gasato. Allora, fatto bene il primo video, ho deciso di farli bene tutti. E tra l'altro nel canale, se ci avete fatto caso, anche i video di altri giochi, di altri contenuti che ho fatto successivamente, ho deciso di iniziare a farli con uno standard minimo di qualità abbastanza alto, cioè molto più del solito. Certo, va via un po' di tempo, però è così. E a proposito di tempo, per me questa è stata una vera tortura. Gareggiare ogni 2 settimane, quindi giocarsi la sera del lunedì per non registrare altri video. È vero che quella sera lì registravo il video della gara che poi avrei, di cui poi avrei fatto il montaggio, però era un montaggio da 45 minuti, un po' come se fossero 2 video. Poi il giorno dopo mi rivedevo la live mentre ero in macchina più in ascolto per capire se c'era qualche cosa da estrarre. Comunque la live poi la registravo, quindi altro tempo che vabbè potevo sfruttare in parallelo, ma comunque sempre tempo è. Sincronizzare tutte le tracce, registrare il replay, fare un montaggio con tutte le intro, anche la scelta della musica ci vuole un pochino, registrare le parti degli incidenti, il famoso moviolone, e creare il montaggio generale, che è quello per ogni episodio almeno 10 ore a testa sono andate via e che adesso sono diventato veloce. Per me questo periodo è stato tostissimo per riuscire a mantenere anche la continuità dei 2 video settimanali oltre a queste gare qua. Mi succhiavano così tante energie, anche perché poi dovevo fare le qualifiche 2 mercoledì dopo della gara successiva. Comunque ci voleva un minimo di preparazione e le serate non sono infinite per me, io non posso venire qua sempre. Quindi tosta anche da quel punto di vista, ma sono stato molto contento di averla fatta. Io che non ero sicuro dei miei risultati, ho detto fin dall'inizio, chi se ne frega, cioè se vado male, si creano incidenti, comunque il video verrà bene, l'importante è lo show. Questa è un po' la base di tutto quello che faccio. Io amo il sim racing, io non potrei fare video su altro, ma per me è importantissimo che tutto questo generi dei contenuti guardabili che a me piacciono, ma soprattutto anche a voi. Quindi ho detto, la buttiamo sullo show. Se dovesse andare male, la buttiamo sull'ironia, sugli incidenti, sul moviolone, e il livello della gara verrà dopo. In realtà, gara dopo gara, io già miglioravo di mio perché ero molto sul pezzo sul assetto corsa competizione. Ma poi questa cosa dell'evento ufficiale mi ha gasato così tanto da voler pretendere sempre di più da me. Sapevo il livello degli avversari, cioè ho imparato a conoscerli mentre ci correvo assieme. All'inizio dicevo, io non li prenderò mai. Poi quando iniziavo a stare vicino ad alcuni nomi piuttosto che ad altri, ad assottigliare magari quei 2 secondi e mezzo dall'Apollo, comunque il passo gara, dicevo, posso fare di più. E questa cosa è stata quella più importante di tutte, perché mi ha dato quel gusto che non mi aspettavo di ricevere. Infatti questa cosa sarà quella che mi farà partecipare di nuovo ad ulteriori campionati, perché questa cosa mi piace veramente tanto. Piace tanto anche a voi, mi avete scritto dei commenti fantastici, io ho apprezzato molto e sono anche molto felice di aver lasciato questo pacchetto, questa serie di video sul trofeo Italiano Gentleman. Faccio i complimenti a tutti i piloti perché sono stati chi più chi meno molto molto bravi, un livello altissimo. E poi ringrazio veramente voi per il sostegno e perché avete guardato quello che io ho cercato di produrre con tanta passione. E questa passione, secondo me, si vede particolarmente in tutte le intro delle gare che ho fatto. Sono state 8 gare in totale in 4 serate. Per chi l'avesse già visto e sa di cosa sto parlando, ma in questa seconda metà del video vi voglio semplicemente lasciare a tutte le intro per farvi capire cosa può essere sim racing, al di là dello show o no, cosa può voler dire partecipare a un evento ufficiale e quanto la parola sim sia così vicina alla parola real, quando l'emozione di una gara e l'adrenalina che ti suscita sono di un livello così alto da farti sembrare veramente in macchina. Buona visione, saluti da Mapo, ciao! Motore acceso, giro di ricognizione dove dovranno incominciare a cercare di scaldare le gomme quanto più possibile. Giro completo di formazione, che è anche un momento meditativo, bello.
senti il sound. Tu dici comunque che l'ST ha un degrado gomma superiore rispetto alle Porsche. Fianco al buon Maggioni. Me la voglio godere, cazzo. Ferrari, in tutto questo non abbiamo menzionato, povere povere, ma sono lì dietro, tribuleranno un po'. Si parte, ragazzi, affiancati, ognuno nella propria corsia, multiclasse, trofeo italiano gentleman. Sono adesso sul rettilineo, sul illuminati dalla bandiera americana della Tower. Sono passati ormai 3 anni dall'acquisto del mio primo volante. Ho scoperto il sim racing, ho scoperto il force feedback. Le competizioni serie non mi sono mai interessate, ma oggi sono qui, sulla griglia di partenza di una gara ufficiale. Non è più una questione di video, non è una questione di numeri. Oggi sono qui per correre. Partono in questo momento, vediamo lo spunto. Chi dei due ce l'ha avuto meglio tra Meletti e Delfante? Non facciamo stronzate. Oh, come le vedo male? Prende molto presto. Si butta all'esterno per tentare di prendere la posizione anche su di lui. Larghi. Quindi andiamo all'interno sto giro. Se ci fossero le collisioni nel giro di formazione partirebbero la metà. La gara sta per cominciare. Abbiamo Eric Delfante, quindi, che partirà in pole position al suo fianco Passoni. E sono proprio curioso di vedere lo scatto che avranno le Lamborghini. Lo vedremo bene dall'alto qua. Autovelox. Via. Adesso grandissima partenza di Eric Delfante. Passoni invece guarda come viene risucchiato e vanno in 4 wide con Passoni che rischia tantissimo. Eric Delfante deve tirare una staccatona per tenere la posizione perché sono in 3 con Carollo che la tira ancora più forte, arriva quasi al contatto con Marco Meletti che si... No, la botta è arrivata, la botta è arrivata, qualcuno me l'ha data. Fa niente. 30 seconds. Paul Ricard, terra francese, terra che per alcuni potrebbe essere un supermercato. Vediamo davanti una marea di Lambo, tantissime. Eric Delfante un po' l'intruso. Le super trofeo, le Cup e le Ferrari Challenge pronte a duellare. Gestire le emozioni, questo è molto importante. Una prima curva abbastanza stretta. Allora io butto all man in questa gara, Tarlacchi. E tra l'altro all'interno non è una gran cosa. Praticamente sono circondato da vetture non lamborghinesche. Attenzione, curva 1 a sinistra. Mamma, cosa ci vedo stretti. Molti direbbero che è solo un videogioco. Non siamo nella realtà. Non sei veramente bravo se riesci a farcela qui. Eppure nonostante questo io non mi sento agitato per finta. Non è adrenalina fatta di uni e di zeri quella che sento adesso. E per voi che siete dietro allo schermo, sappiate che la gara che state per guardare per me è dannatamente vera. Partiti, partiti, partiti in questo momento. Mi vedo malissimo, ragazzi. Già, si porta dentro Carollo e Meletti affiancati subito. Teniamo il contatto, Maggioni glielo data. Siamo tutti e due in pista. Meletti secondo, Senatore terza, Delfante in quarta posizione. Una l'ho data, una l'ho presa. Non dico niente perché sono concentrato. Però ho veramente paura di buttarmi un'altra gara. Non importa il risultato. Mi dà fastidio quando non riesco a esprimere il mio meglio, quello sì. E poi soprattutto quando rovino le gare degli altri. Il mappo è 23esimo, non so se c'è qualcuno che... Non dico niente perché sono concentrato. Con la sua Lamborghini, in barba alla Ferrari. Esatto, mimetico rispetto alle Ferrari. Esatto, lì mimetizzato. No, ma sono una Ferrari. Voi potete comunque continuare a seguire. Abbiamo meditato abbastanza. Ora dobbiamo fare sul serio. Gara 2. Paul Ricard. Sono molto spaventato. Voglio vedere se Meletti prova a mettersi davanti a tutti i costi a Carollo per evitargli di fare... Ma in queste gare la paura può essere tramutata in concentrazione. Meletti, che nel nostro monitor lo vedremo sulla sinistra. Una certezza c'è però, una sola. Non mi arrenderò mai. Un po' distante. Fuori di traiettoria, partono benissimo entrambi. Carollo davanti, Meletti a mezza auto, quasi affiancato. Ma niente, desiste. Meletti e si lascia indietro, bravissimi dietro, ho visto un'auto andare... Ragazzi, io praticamente mi sono fermato.
seconds. Ci sono. Yo, I just got hit it one time. Let's go. Suzuka, il circuito giapponese famosissimo. Siamo capitati da queste parti un miliardo di volte con un miliardo di giochi. Una lotta che potrebbe scatenarsi tra Del Fante e Passoni con la Porsche e... Saluto anche in cabina di commento che fanno sempre un ottimo lavoro, ragazzi, mi guardo sempre le vostre live. Facciamo tesoro delle esperienze, degli errori commessi in altre due gare, ma anche delle nozioni acquisite. Il fattore chiave per la loro rimonta sarà proprio riuscire a liberarsi delle Ferrari il prima possibile. In questi giorni che sto girando tanto, anche come allenamento, cose che mai facevo, ma qui serve farlo. 130R è una curva che sarà molto complicata, soprattutto quando si è in lotta. La mucchiata è pronta, faremo i primi giri col traction a 3. Dai ragazzi. Esterno non mi dispiace. In questo momento al scattare del via. E siamo quindi pronti per il round 3 in Giappone, nel circuito di Suzuka. Arrivati a questo punto non si scherza più, servono risposte, serve capire chi voglio essere, pilota o youtuber. La gara è lì davanti a me, al verde, schiaccio l'acceleratore. Partiti in questo momento, partiti, grandissimo spunto di Eric Del Fante. Franca, sei troppo esterno, te lo dico. E riesce a mantenere la prima posizione. Pulito sembra, almeno al momento. Madonna, c'ho un metro di strada qua. Sono tranquillo. E allora di nuovo, secondo giro qui a Suzuka. Abbiamo espresso una bella prestazione secondo me in gara 1. Adesso proveremo un po' quella che è anche la strategia, quindi se non puoi batterli con i muscoli, battili con la mente. I piloti stanno accingendo ad affrontare il giro di formazione, ma occhio agli errori, ai miei e anche quelli degli altri. Siete stati graziati in gara 1. Adesso però Meletti non avrà più Senatore davanti, anzi sarà lui che probabilmente dovrà cercare di scappare. Dietro abbiamo Michael Cadinu, mi è andata un po' male se non sbaglio gara 1, compagno di merende, nemico d'oratorio. Ci siamo, per la seconda volta nel circuito di Suzuka, quindi siamo all'interno sto giro? Questa cosa non mi piace tanto. Più strategia, più testa per massimizzare il risultato. Siamo alla Erpen, curva 11. Round 3, Suzuka, sta per cominciare gara 2. A tavoletta. Partiti, green flag, grandissima la partenza di Meletti, grandissima la partenza anche di Carollo che subito, grandissimo lo spunto, Meletti ci prova all'esterno, si fa solo vedere. Oh, ho visto roba brutta. Attenzione, mamma non voglio guardare, mamma, chiudi gli occhi. Oh, ma Cadino è davanti. Vai, Ferrandino no, Ferrandino no. Oh, spallata. Ecco, ci siamo. Concentrati. Velocità. Sono pura velocità. Un vincitore, 45 perdenti. I perdenti me li mangio a colazione. Colazione. Forse avrei dovuto fare colazione. Ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Ehi, saetta, sei pronto? Benvenuti nel circuito di Monza, il tempio della velocità, sognavo di dirlo da quando era iniziato questo campionato. Trofeo italiano gentleman, siamo qui per divertirci, ma siamo qui per dare il meglio di noi stessi e finora non è andata male, è molto meglio dell'aspettativa. Questa è la maledetta. Gara 1. Si provano, tre marce d'accelerazione, motore Lamborghini pronto. Sarà molto interessante capire Cavaterra e Ferrandino. Rosso fiammante, appena lucidata. In una giornata soleggiatissima, un po' mi dispiace che non ci siano state gare sul bagnato. Stiamo arrivando adesso all'ultima curva. Per le doca in corso. Via! Già se ruzza via in partenza questa lampada. Forse è un po' strozzato qua, che addirittura rischi di essere attaccato da curatolo che va a prendersi l'interno lì. No, 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 non puoi fare con questa cosa, no, 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 no.
No! No, 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 ti prego, no! No, Dio! Via, 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 via! Via, 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 via! Siamo pronti per l'overcut. Ultimo giro, ultima gara di questo campionato entusiasmantissimo. Monza, di nuovo. Dopo una gara 1 molto animata, molto ghiottonata. Non abbiamo tenuto tanto d'occhio i tempi prima, però mi è sembrato che non aumentasse più di mezzo secondo il delta tra inizio gara e fine. Ho avuto tantissima fortuna, se vado a ripensare a tutti gli episodi sono veramente stato graziato. Mi ero completamente dimenticato delle difficoltà che abbiamo visto per Lamborghini e ancora di più Porsche di superare delle Ferrari, quindi... Ne approfitto anche per ringraziare The Italian Job, per ringraziare Jake dell'invito. Sono state 4 serate fighissime. Il più bel sim racing della mia vita? Probabilmente sì. Ringrazio e faccio complimenti anche in regia. Le dirette che fate sono appassionanti. Vediamo parti inverse invece, come sarà la partenza? Perché prima abbiamo visto Carollo partire male. E come non ringraziare anche la direzione gara. Fa un grande lavoro, non piacevole secondo me, ma il fatto che ci siano dà quel tocco in più, l'ufficialità. Per cui grazie anche ad ACI. Conosciamo i nostri avversari un po' di più, sappiamo le differenze delle auto, che vinca il migliore. Ottima partenza da parte di entrambi, sono partiti veramente incollati entrambi. Carollo va subito a togliere strada. Cosa li vedo male quelli? No, di nuovo come prima! No, no! No, 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 ferma, ferma. Madonna, che dribbling! Piano, piano, non serve sorpassarsi ancora. No! La stessa partenza di prima! Piano, 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 piano.